professionalità, qualità, ricambi, assistenza post vendita, 30 anni d'esperienza al servizio del cliente. Merid, via Messina 780, zona Cannizzaro Catania. Buongiorno, ben ritrovati per l'edizione delle 14 dei nostri telegiornali. Capriamo con una notizia dell'ultima ora perché è stata sospesa la targa Florio per incidente mortale. Sono due le vittime. Un pilota sbandato con la sua auto ha travolto un commissario di gara che era sul ciglio della strada. Entrambi hanno perso la vita. Ci racconta come sono andati i fatti, Simona Zappalà. È finita in tragedia la storica gara automobilistica giunta alla centunesima edizione. Sono due i morti del tragico incidente della seconda giornata di gara a piano battaglia. La BMW Mini Cooper della coppia Gemma Mendolia ha sbandato, travolgendo il commissario di percorso sul ciglio della strada. Il pilota dell'auto Mauro Amendolia e il commissario Giuseppe Laganà sono morti sul colpo. Ferito invece il navigatore Gemma Mendolia che è stata immediatamente soccorsa e trasferita all'ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù. L'incidente si è verificato intorno alle 12.30 isnello sotto gli occhi increduli degli spettatori che hanno assistito a uno spettacolo agghiacciante. I perché della tragedia restano tanti e si valutano tutte le ipotesi per risalire alla causa dell'incidente. La pista più probabile al momento dell'auto a causa della strada piena di nevischio dopo la nevicata che si era improvvisamente verificata nelle prime ore del mattino. La prova speciale Geraci Castelbuono è stata annullata, la gara al momento è sospesa. Ieri abbiamo seguito la visita dell'Italia Albini in Sicilia. Oggi è la volta della Commissione europea per i diritti dei migranti che ha fatto il punto sulla sicurezza anche del nostro paese alla luce dell'attentato eh, di ieri, quello di Parigi. Catania e il resto della Sicilia sono al centro delle politiche di ascolto e di valutazione dell'Unione europea per contenere l'epocale esodo dei, eh, di persone dall'Africa e dall'Asia. Sentiamo. Solo 5 migrati su 100 fanno parte di quelle 9 etnie riconosciute dall'Unione Europea per ottenere lo status di rifugiato politico. Il resto sono migranti economici. Questo è il quadro fornito dalla Commissione Europea per le libertà civili, giustizia e affari interni, oggi in visita a Catania, per approfondire i temi legati ai flussi e alle politiche migratorie. Dati che fanno discutere con la Commissione Europea, che ha sottolineato la necessità di rivedere l'attuale legislazione di Bruxelles in tema di asilo e politiche di accoglienza. L'europarlamentare catanese Pogliesi in questo ambito spiega che l'Italia e il vecchio continente non possono più accogliere tutti in un contesto fortemente caratterizzato da una disoccupazione, specialmente giovanile, che non ha precedenti. Siamo in presenza esclusivamente di migranti economici, di clandestini, che è giusto che vengano salvati in mare, che devono essere accolti, ma che è giusto altresì che vengano rimpatriati. L'Italia e l'Europa non sono in condizione di poter dare ospitalità a tutti, con un tasso di disoccupazione giovanile che ha raggiunto livelli assolutamente preoccupanti. Nota a margine dell'incontro anche le parole del procuratore di Catania Carmelo Zuccaro su un'attenta analisi del fenomeno delle ONG. Se l'inchiesta della procura di Catania dovesse andare avanti secondo quello che è stato parzialmente anticipato a Roma e confermato anche a Catania sarebbe un fatto di estrema gravità che merita un'articolata riflessione anche all'interno del sistema delle ONG. Moltissime fra queste svolgono una funzione con grande dedizione, con grande amore per il prossimo. Altre probabilmente vanno al di là delle proprie funzioni, quindi credo che sia opportuno rettificare parzialmente questo percorso. Dagli incontri della Commissione Libe è emerso che è Augusta, Siracusa, il porto dove si registra il maggior numero di sbarchi in Italia, seguito da Catania e Pozzallo in provincia di Ragusa. Una situazione che, dicono i volontari della Croce Rossa, non accenna a diminuire e che, anzi, nei mesi estivi è destinata ad aumentare ancora. Pene Severe, rito abbreviato del processo GOTA 6 anche per i collaboratori di giustizia che avevano fatto scattare nel febbraio 2016 l'operazione che poi ha permesso di far luce su ben 17 omicidi commessi dalla mafia barcellonese. Carmen Di per. Dura sentenza del Tribunale di Messina per alcuni componenti della mafia barcellonese coinvolti nel processo Gota 6. Nonostante la scelta del rito abbreviato, evitando così l'ergastolo, sono stati inflitti 180 anni di reclusione complessivi per gli otto imputati, di cui cinque pentiti. Per la mattanza negli anni tra il 1993 e il 2012, con 17 omicidi, questo il verdetto emesso dal giudice per l'udienza preliminare Monia De Francesco. 30 anni per l'ex capo dei Mazzarroti, Tindaro Calabrese, e per il suo stretto collaboratore Carmelo Salvatore Trifirò. 12 anni per Salvatore Chiofalo per tentato omicidio. Pene severe pure per i collaboratori, nonostante i PM, i sostituti della DDA Vito di Giorgio e Angelo Cavallo, avessero fatto richieste più lievi: 30 anni a Carmelo D'Amico della famiglia barcellonese, 20 anni al fratello Francesco D'Amico, 18 anni e 4 mesi a Santo Gullo, 17 anni e 8 mesi a Franco Munafò, 20 anni all'ex boss di Ternevigliatore Nunziato Siracusa. L'operazione Gota 6 era stata eseguita dai carabinieri nel febbraio del 2016 con 13 arresti. E un totale di 22 indagati. Tra essi il capo storico dei barcellonesi Giuseppe Gullotti, già condannato al carcere a vita, e che è stato pure ritenuto il mandante dell'omicidio del giornalista Beppe Alfano. Adesso parliamo dell'omicidio del giudice Paolo Borsellino. Ieri la corte d'assise di Caltanissetta in tarda serata ha condannato all'ergastolo i boss Madonna anche a 10 anni per i falsi pentiti. Sentiamo Eleonora Cosentino. La sentenza è arrivata in serata ieri. La Corte d'Assise di Caltanissetta, presieduta da Antonio Balsamo, ha condannato l'ergastolo e Bossa Salvo Madoni e Vittorio Tutino, imputati della strage in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta in quella 19 luglio del 1992. Condannati a dieci anni, falsi pentiti, Francesco Andriotto e Calogero Pulci, accusati di calunnia, i giudici hanno dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato a Vincenzo Scarantino, pure lui imputato di calunnia. 25 anni dopo, la strage di Via D'Amelio, questa sentenza segna un passo determinante che mette ordine tra i pezzi raccolti con pazienza dalla procura di Caltanissetta. Ma chi è Madonia? Capo mafia palermitano sarebbe stato tra i mandanti di quell'attentato, Tutino invece avrebbe partecipato alla fase esecutiva della strage. I falsi pentiti sarebbero autori del depistaggio che ha portato alla condanna di sette innocenti per i quali, dopo il passaggio ingiudicato del verdetto emesso ieri dalla Corte d'Assise, verrà avviato il processo di revisione, peraltro già chiesto dalla procura generale di Caltanissetta. Sul reato di calunnia contestato a Scarantino, i giudici della Corte hanno riconosciuto la circostanza attenuante di essere stato indotto a fare le false accuse. La concessione dell'attenuante ha comportato la prescrizione del reato. Ai familiari delle parti civili costituite sono state liquidate provvisionali immediatamente esecutive tra i 100.000 e i 500.000 euro ciascuno. La Corte d'Assise di Caltanissetta ha trasmesso alla Procura di Caltanissetta i verbali delle udienze perché valuti se in alcune deposizioni non è stato specificato quali si possano ravvisare profili di reato e se ci siano elementi per nuovi spunti di indagine. Il Tribunale di Trapani ha disposto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per cinque anni e la confisca di beni per 15 milioni di euro a carico dell'ex parlamentare regionale Giuseppe Gianmarinaro già destinatario di una misura di prevenzione perché indiziato del Tribunale è arrivato dopo le indagini della divisione anticrimine della Questura di Trapani, secondo cui Gianmarinaro era al centro di una combine politico-affaristica che gli ha consentito di controllare attività economiche nel settore della sanità. Bene. Beneficiare di finanziamenti pubblici, regionali e condizionare importanti settori della vita politica, in particolare nel comune di Salemi. Sono stati confiscati beni, società e conto correnti eh, riconducibili all'ex parlamentare che si sarebbe servito anche di prestanomi. E adesso ad Agrigento, perché ci sono sviluppi nelle indagini sulla rapa ai danni dei suoceri del vicepresidente della regione Mariella Lobello, sono stati acquisiti filmati e impronte digitali. Sentiamo. Proseguono le indagini per individuare gli autori del colpo in casa dei suoceri della vicepresidente della regione siciliana, Mariella Lobbello. Il fatto, avvenuto 48 ore fa in Via Dante, arteria centralissima di Agrigento e in pieno giorno, ha destato sgomento soprattutto per le modalità con cui è stato effettuato. Secondo una prima ricostruzione, grazie alle testimonianze delle due vittime, sarebbero state due persone, con volto travisato da una sciarpa, ma probabilmente non armati, a imbavagliare e immobilizzare entrambi gli Anziani, ultra ottantenni e con la signora in sedia a rotelle, facendo razzia di qualsiasi cosa avesse valore, per lo più gioielli e preziosi. Subito dopo aver messo a segno il colpo, i due malviventi hanno fatto perdere le loro tracce. Intanto i carabinieri della compagnia di Agrigento, che si stanno occupando del caso, hanno setacciato le zone limitrofe e acquisito le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza della zona. La scientifica, inoltre, ha anche raccolto diversi mozziconi di sigaretta e rilevato impronte di G. Digitali. Intanto, Mariella Lobello, a Roma per impegni istituzionali, descrive la sua rabbia e frustrazione dopo aver sentito telefonicamente il suogero in lacrime. «Mio suogero è stato buttato a terra e gli hanno subito chiesto le chiavi della cassaforte e quando ha detto che non l'aveva hanno iniziato a picchiarlo. Evidentemente sapevano che ci fosse. I carabinieri sono stati fantastici», conclude Lobello, «hanno subito preso a cuore la vicenda. Speriamo che riescano a trovare presto i responsabili». Lasciamo per il momento la cronaca perché ci ha raggiunto in studio, lo salutiamo, lo ringraziamo per essere qui Carmelo Catalano, il segretario provinciale della federazione etnea UGL Terziario con cui parliamo di un nulla di fatto purtroppo rispetto a un atteso incontro che si è svolto in prefettura sulla vertenza dei lavoratori Olimpia. Avete detto quello che è accaduto al tavolo della trattativa è qualcosa di surreale, perché? Per il, semplice motivo. Intanto, buongiorno a tutti. per il semplice motivo che pensavamo che come nello scorso anno si potesse riuscire a trovare un, un punto d'incontro. Nel 2016 l'avvocato Fiume Freddo, nonché presidente di Riscossione Sicilia, si è messo in un certo senso a disposizione a, è, ed era più sensibile alle, alle istanze dei lavoratori, ha pagato delle fatture pregresse, quindi i lavoratori... Hanno potuto chiudere l'anno 2016 quantomeno con il loro stipendio. Per quanto riguarda invece il 2017, ieri abbiamo appreso in, uh, in Prefettura davanti al dottore Fichiera che Riscossione Sicilia non intende più pagare le fatture al Consorzio Olimpo. Il Consorzio Olimpo è un consorzio e eh, hanno terzializzato il servizio, eh, sono i ragazzi che mh, consegnano le notifiche eh, in giro per, per la città. Il problema è che non è soltanto circoscritto alla provincia di Catania, ma sono tutte le province della Sicilia. Quindi oggi Riscossione Sicilia, non pagando le fatture, mette in difficoltà i 500 dipendenti del consorzio. Quindi rimarranno senza stipendio, e intanto è stato anche sospeso il servizio? Sì, danni... sì, è stato sospeso il servizio per quanto riguarda la città di Catania. Ora nelle altre province stanno vedendo un po' come organizzarsi perché. In effetti senza stipendio non si può andare più avanti, ha tre mesi che non, prendo, non percepiscono più stipendio, il servizio è stato sospeso, i ragazzi sono tutti quanti in ferie e a questo punto oggi mh, ci sposteremo, la nostra vertenza si sposterà su base regionale. Ecco, infatti cioè, avete fatto finora appello al prefetto di Catania che ha accolto le vostre accolto, stanze, ha provato a, a mediare tra le parti, però adesso chiaramente no, la vertenza. Le posizioni sono troppo distanti. E, e, e ciascuno di loro è fermo nelle posizioni. O è anche vero che il consorzio non può più eh, fronteggiare eh, questa mancanza di fatture perché è un, è un esborso importante. Se il riscossione Sicilia non paga il lavoro pregresso, loro non possono più andare avanti. Quindi a questo punto che, chiederemo un incontro a Palermo. Qualora non ci fossero i presupposti per avere un dialogo, si inizierà con azioni di forza in massa. Eh, Quindi, per cercheremo anche quali... di interpellare anche l'ARS, l'Assemblea regionale, il Presidente Crocetta. Non può essere che se Riscorsione Sicilia dice che non vuole pagare più le fatture perché ha un contenzioso col consorzio. Mette sull'astrico 500 famiglie. Bene, ringraziamo Carmelo Catalano e naturalmente ci auguriamo di una eh, positiva eh, riuscita insomma, di questa eh, risoluzione, di questa vertenza. E noi adesso invece ci spostiamo a Catania in piazza Goliarda Sapienza perché oggi erano presenti le massime cariche comunali per un incontro dal tema il tempo del raccolto sulla sicurezza e il decoro cittadino. Vediamo. Riqualificare, rigenerare e restituire. È stato questo lo slogan Contro il tempo del raccolto Rigeneriamo la città, meeting che si è svolto questa mattina nella piazza Goliarda Sapienza, situata nel cuore del quartiere di San Berillo. All'incontro sono intervenute le cariche politiche e amministrative della città, a partire dal sindaco Enzo Bianco all'assessore comunale all'urbanistica, al decoro alle manutenzioni, Salvo di Salvo. Il meeting, coordinato dal direttore all'urbanistica Biagio Bisignani, ha dato possibilità a imprenditori, architetti e docenti universitari di approfondire le tematiche relative all'urbanistica e alla sicurezza. Un dialogo costruttivo, quello avvenuto nell'ex Piazza delle Belle, che rientra nel progetto integrazione Porto Città, ha dato ampio spazio a dibattiti tra le massime cariche comuni virtuosa a rigenerare la città e mostrarsi comunità, passaggio fondamentale al quale, per parola dei presidenti e imprenditori intervenuti nel convegno, non si deve mai venir meno. L'approfondimento tematico di oggi rientra nel generale nucleo di meeting del tempo del raccolto, che ha conosciuto il via nell'aprile dello scorso anno e ha toccato vari aspetti, dai lavori pubblici alla prevenzione sismica e ha il compito di spiegare e rendere noto ai cittadini il lavoro di riadattamento e decoro urbano fin qui svolto dall'amministrazione comunale. Adesso a Palermo per la seconda edizione del Palermo Street Food Festival, la Kermesse dedicata al cibo di strada. Ce ne parla Roberto Chifari. Del Palermo Street Food Festival. Per tutto il weekend il centro storico sarà animato da un grande villaggio gastronomico, 35 espositori da 13 nazionalità diverse, con piatti provenienti dall'Italia, dalla Germania e dall'Ungheria, ma anche Pakistan, Thailandia e Palestina. L'evento è organizzato dalla società siciliana Adi Meridiem con il patrocino del Comune e dell'Università degli Studi di Palermo. Street Food Fest ancora una volta fa diventare Palermo capitale internazionale del cibo di strada. Saranno quattro giorni in cui ci attendiamo 300.000 persone con concerti, spettacoli e tanto cibo di strada. 200 studenti della facoltà di architettura saranno la parte attiva del festival. I loro disegni sono stati selezionati per la realizzazione di alcuni chioschi posizionati lungo via Roma. Un progetto che ha coinvolto 12 docenti, 200 studenti, 67 progetti, di cui 4 realizzati, e una mostra a Piazza Sant'Anna. anche la musica e gli spettacoli con i palchi installati a Piazza San Domenico, Piazza Sant'Anna e Croce dei Vescovi. E ritorniamo sulla notizia di apertura, quindi il drammatico nel corso della manifestazione La Targa Florio, perché la centunesima edizione della Targa Florio Rally Internazionale di Sicilia, la terza prova del campionato Rally, adesso è stata ufficialmente annullata in seguito, naturalmente, all'incidente di cui vi abbiamo eh, parlato. È stata anche convocata una conferenza stampa alle 15.30, che naturalmente seguiremo e vi daremo maggiori eh, approfondimenti. E aggiornamenti. Intanto ci fermiamo per pochi minuti di pubblicità, tra poco parleremo di sport. Sembra che ci sia stata un'esplosione nell'area dell'ossigeno. Le notizie sono ancora confuse. Sette anni di indagini, processi e ancora nessun colpevole. Continua la passerella di Star, al Taormina Film Fest. siamo allo sport lungo e ricco, fine settimana di gare per le squadre siciliane di calcio professionistico. Il Palermo si gioca le residue chance, con l'Apani, invece, si gioca una fetta di salvezza. Grande battaglia, anche Lega Pro, sentiamo. Weekend spezzatino, un classico per le squadre siciliane del calcio professionistico che, nel weekend, saranno impegnate nelle rispettive gare di campionato. Ad un passo dal raggiungimento dell'obiettivo, dal baratro, il rush finale di stagione in fiamma e in palio. Ci sono punti pesanti. In Serie A, il Palermo è estremamente bisognoso di punti e tenuto a galla soltanto dalla matematica. Cercherà un miracolo all'Olimpico con Il cambio in panchina a Lopez Bortoluzzi non ha dato la scossa che ci si aspettava e con 16 punti in classifica. Il finale di stagione dei Rosanero, a meno di clamorosi ribaltoni, rischia di rivelarsi una lenta agonia che è passato dalle sabbie mobili della retrocessione all'aria fresca della zona salvezza e il Trapani in Serie B. Gli uomini di Calori, che nel turno di Pasquetta hanno ben impressionato in casa della capolista Spal, attenderanno sabato pomeriggio al provinciale alle 15 il Pisa per uno scontro. Il salvezza decisivo per le sorti della compagine siciliana. risultato il 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 per il risultato 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 con la matematica certezza dei playoff, per gli azzurri c'è ancora speranza di insidiare la Juve Stabia per la quarta posizione, che equivalrebbe ad un miglior piazzamento nella griglia spareggi. Il Messina sarà di scena all'ostica trasferta di Lecce alle 14.30 contro una squadra che non sembra più sperare nel primo posto. La gara del via del mare sarà però tutt'altro che semplice, specialmente dopo i recenti cattivi risultati e il passo delle rivali per la salvezza. Infine, ecco l'Akragas che proverà a mantenere il distacco sufficiente per evitare gli spareggi. Ipotesi impensabile a gennaio, ma più che concreta oggi, in virtù delle quattro vittorie nelle ultime sette gare di campionato. Ancora pochi minuti di pubblicità, tra poco parleremo del Garden Festival Mediterraneo, il primo evento internazionale dedicato all'architettura del paesaggio. Tra poco. intrappolata negli annunci immobiliari. Solo le agenzie del gruppo immobiliare Time potranno aiutarla. Che tiranno in... È tempo di casa. Infatti, è stata ufficialmente inaugurata la prima edizione del Radice Pura Garden Festival, il primo evento internazionale dedicato al garden design e all'architettura del paesaggio mediterraneo. Vediamo. Un paesaggio racchiuso in una cornice, quella degli occhi di uno spettatore pronto ad ammirare la vera bellezza. Esperienze cromatiche dal sapore tutto siciliano, dalla nostra terra parte l'essenza mediterranea che accoglie tutti i popoli e lo fa dal parco Radice Pura di Giarre, dove questa mattina è stato aperto il garden promosso dalla Fondazione Radice Pura. È veramente un contenitore con tanto, con, tante, con tanti contenuti appunto, a gente dall'installazione dei giardini, che sono la cosa più importante, e che sono fatti da paesaggisti internazionali che sono venuti qui in Sicilia volutamente per questo e poi artistica abbiamo delle installazioni artistiche di artisti francesi, italiani e internazionali. Dopodiché, soprattutto in, alcuni, in questa prima settimana, sarà ricchissima di, di altre offerte, quale la zona mercato, la zona food, chef stellati e soprattutto tutte, tutti i prodotti di alta qualità e di eccellenza del nostro territorio. Perché la Sicilia è un giardino, l'habitat ideale per ospitare un garden festival, 14 giardini realizzati grazie all'opera dei quattro garden design di fama internazionale. E da giovani paesaggisti selezionati con un banno internazionale realizzati con le piante più originali, coltivate da piante faro, che raccoglie 800 specie e circa 5.000 varietà, uno sviluppo dello sviluppo del meridione. Per noi coincide anche con la nostra azione politica. La politica agricola comune oggi è produzione di cibo, produzione alimentare, ma è anche tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio. Identità mediterranea è stata ideata da un gruppo di studenti di Bologna, quello del Mediterraneo, comunione di culture attraverso l'uso di una grande varietà di piante. Oltre ai dieci giardini, Radice Pura ospiterà per tutta la durata del festival, sei mesi, quattro particolari installazioni vegetali e diversi e mostre. Cambiamo argomento, parliamo di politica, di gente sempre più delusa dalla politica perché di questo eh, tema eh, la ultima analisi, la trasmissione di approfondimento del venerdì sera condotta da Umberto Teghini a cui appunto diamo oh, la linea, naturalmente ci sarà anche un'intervista al Matteo Selvini che è stato in a Umberto Teghini. Bendetto Chiara, buongiorno buongiorno agli amici del telegiornale. Siamo in centralina di montaggio con il tecnico di regia Giovanni Nicolosi. Stiamo mettendo a punto l'intervista. La stiamo ottimizzando, come si dice in gergo, l'intervista con Matteo Salvini, eh, protagonista ieri nei nostri studi di Ultima TV eh, di una intervista a 360 gradi. Farà parte del programma di stasera di Ultima Analisi in onda alle 21.30. Quale sarà il tema? La gente è delusa. La politica cosa fa? Ne parleremo con gli ospiti in studio, ci saranno chiaramente i contributi della redazione. Ma in studio ci sarà Ottavio Cappellani, giornalista e scrittore, poi Angelo Attaguile e ancora Angelo Villari, e Giovanni Buttone e Salvo Flores, per dibattere del momento, per parlare delle amministrative ma anche delle regionali per fare il punto della situazione in vista delle prossime scadenze elettorali, anche perché c'è da recuperare appunto la gente, la gente che non va più a votare. Ne parleremo stasera, dunque, alle 21:30 all'interno di Ultima analisi su Ultima TV, la linea al telegiornale. Grazie Umberto Teghini, con questa edizione del telegiornale ci fermiamo qui, era l'ultimo contributo, prossimo appuntamento con l'informazione in diretta alle 16, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.